Gaetano. Dunque, lei ha lavorato per 40 anni presso un liceo scientifico della zona Brancaccio di Palermo. Ci racconti di questa sua scelta? Sì, io ho insegnato 36 anni al Basile, propriamente, ma prima il Basile era del centro della città, perché era il primo è stato qui in via Toselli, poi è stato in via Villahermosa e poi si è trasferito a Brancaccio. Sono stato a Brancaccio per circa 20-22 anni. Devo dire che è stata una scelta mia personale, una scelta di vita, se vogliamo, oppure una scelta civile, nel senso che io ho sempre ritenuto. Se, ne sono convinto di questo, che non sia la scuola a dare prestigio ai professori, ma siano i professori a dare prestigio alla scuola. E allora ho sempre pensato che insegnare a Brancaccio fosse molto più importante che insegnare a Garibaldi o al Cannizzaro. I presidi mi hanno spesso invitato ad insegnare in queste scuole, mi ho fatto questa scelta e devo dire non me ne sono pentito, perché lì il lavoro che tu fai è un lavoro tutto tuo, non ci sono lezioni private, sostegni di vario tipo, eccetera. Il lavoro che tu fai quando vedi crescere un ragazzo, il merito è un po' del consiglio di classe e quindi in parte anche mio. È stata una scelta complicata anche perché noi abbiamo fatto attività antimafia nella scuola, noi siamo stati i primi a fare un corteo a Brancaccio dopo le stragi di Falcone e Borsellino, quando ci chiudevano gli infissi al nostro passaggio. E abbiamo aperto il TG3 alle 19:40 con Maurizio Mannoni al Ponte dell'Ammiraglio. Abbiamo fatto una fiaccolata spontanea, organizzata da me, dal preside, eccetera, e lì è stata veramente una scelta bella ma anche difficile, perché appunto ci chiudevano gli infissi e l'indomani abbiamo trovato l'Aula Magna incendiata. Io sono arrivato a scuola e ho visto folla, c'erano i carabinieri, ho chiesto: ma che cosa è successo? Ci hanno dato fuoco all'Aula Magna, ma l'hanno anche spento. Dico: l'hanno anche spento, ma che senso ha? Dice: professore, ma lei non le capisce queste cose. Ci hanno voluto dire che noi, loro in questa scuola possono fare quello che vogliono, accendere il fuoco e spegnere. Quindi è stata una scelta complicata. Abbiamo conosciuto Padre Puglisi, insomma, quelle, perché la scuola è a 200 metri dalla chiesa di San Gaetano a Brancaccio. Però devo dire che le soddisfazioni sono state notevolissime. Ho avuto anche ragazzi splendidi e quindi non mi pento affatto di essere stato in quella scuola, anzi, ne vado orgoglioso di questa scelta. Bene, invece lei mi parli della sua associazione denominata LED, insomma, ci racconti Sì, un po' di questa associazione. LED è un'associazione il cui acronimo vuol dire letteratura e dintorni, ma anche LED, accendiamo la luce. È un'associazione di insegnanti, ma non solo di insegnanti, di persone di cultura autofinanziata, che non ha mai chiesto un euro a nessun ente pubblico, e che è nata addirittura, aveva un altro nome allora, dopo le stragi, proprio perché abbiamo sentito il bisogno, alcuni insegnanti, di stare insieme. Perché quello era il momento della grande solitudine, ognuno si sentiva solo con se stesso. Quindi l'idea di metterci insieme, fare squadra, parlare di cultura a Palermo in quel momento era forse anche consolatorio, se vogliamo, però fu utile. Poi naturalmente l'associazione ha avuto varie vicissitudini e adesso ha cambiato pelle, si chiama LED, allora si chiamava Associazione per la Ricerca Storico-Critico Letteraria, un titolone che era difficile da sintetizzare. Adesso invece si chiama LED. E svolgiamo attività nella città, facciamo conferenze, dibattiti, ci occupiamo soprattutto di quello che accade a Palermo e in Sicilia, ma non soltanto. Quindi ci occupiamo di cinema, di letteratura, di teatro e abbiamo avuto anche delle belle soddisfazioni. Abbiamo avuto il maestro Tutino quando è venuto qui a fare la lirica, a presentare la sua opera lirica Senso. E insomma, devo dire che ci dà delle soddisfazioni. Non possiamo svolgere un'attività come vorremmo, dal punto di vista quantitativo, perché dal punto di vista qualitativo facciamo le cose belline. Dal punto di vista quantitativo non è possibile, perché col bilancio magro che abbiamo, purtroppo possiamo organizzare poche cose, anche perché scontiamo una colpa, che è quella di essere isolani, per cui fare venire un grande relatore, una persona di cultura importante da fuori, già significa eliminare la metà del nostro budget annuale. Quindi ci muoviamo con circospezione, però facciamo delle cosine di cui siamo fieri. Bene, dunque, invece è anche membro del Rotary International. Spieghi cos'è e chi sono i membri che ne fanno Sì, parte. il Rotary è una grande organizzazione mondiale, Rotary International, infatti si chiama. Fu fondata da un certo Paul Harris nei primi del Novecento negli Stati Uniti, quindi nasce
sulla crisi della società americana dei primi del Novecento, nel momento in cui la borghesia americana vuole cercare di trovare dei momenti di coagulo a fini, diciamo così, umanitari. Difatti, lo spirito del Rotary è questo, cioè unire le diverse professionalità che ci sono nella società per fare service, service è servizio. Però è una parola che tradotta in italiano perde qualche cosa, perché il service americano è qualcosa di diverso, cioè noi non facciamo, io lo dico sempre io quando faccio formazione, non facciamo soltanto beneficenza, qualche volta la possiamo pure fare, ma non è questa la mission del Rotary. La mission del Rotary è quella di dare a chi non ha certe opportunità gli strumenti per poter poi andare avanti da solo. La famosa frase, no, che è attribuita a Confucio, non ti do il pesce se hai fame, ma ti do la canna da pesca perché tu ti possa pescare il pesce e mangiartelo. Ora, Rotary ovviamente è nato in America, ma ora è diffuso in tutto il mondo, tra l'altro dopo che è caduta l'Unione Sovietica, eccetera, ormai si sta diffondendo anche in zone che prima non erano frequentate dal Rotary perché era impossibile entrare, ma adesso è anche in Cina, in Thailandia. Noi abbiamo circa 1.200.000 soci in tutto il mondo e abbiamo fatto delle campagne mondiali importanti, ne cito soltanto una. Oltre a quella di portare acqua nei villaggi africani, quelle di sistemare scuole in certi posti sperduti del terzo mondo. Ma la cosa più bella che di cui andiamo fieri è la Polio Plus, il progetto Polio Plus, o come dicono gli americani Polio Plus, ma io sono latinista e dico Polio Plus, che è quella di avere eradicato, possiamo dirlo quasi con certezza, ormai ci sono piccolissimi focolai nel mondo, la poliomielite dal mondo. Abbiamo stanziato milioni di dollari in questi 20 anni, 22, 25 anni che è partita questa Polio Plus. E tra l'altro abbiamo avuto il piacere che la fondazione, una fondazione privata americana, ci ha dato altrettanti fondi perché noi potessimo potenziare ulteriormente questa campagna. Perché cos'è successo? È successo che alcuni stati che definirei canaglia hanno impedito ai medici rotariali di entrare e di somministrare il vaccino antipolio. E quindi in alcuni focolai, parlo della Nigeria, dell'Afghanistan, è riemersa un pochino questa malattia che stavamo distruggendo. Però è pensabile ed è auspicabile che nel giro di 3-4 anni noi possiamo annunciare al mondo che anche, ma non soltanto per merito nostro, ma anche per merito nostro, la poliomielite è un male di cui parlano i libri, ma di cui non c'è più, diciamo, conoscenza diretta in nessun posto del mondo. Questa è la cosa importante, Sì. questa è Però facciamo anche iniziative su Palermo, per esempio noi abbiamo un progetto, lo SHA, che è molto bello. Noi a Palermo, tutti i mercoledì del mese, sono quattro i mercoledì, abbiamo quattro squadre, in una di queste squadre ci sono pure io, che usciamo la sera a distribuire un'ottantina di pasti caldi ai clochard, ai senza tetto della città. È una goccia d'acqua in un mare, perché quello che si vede la sera girando per la città è pazzesco. Non sono soltanto clochard che vengono da fuori o che amano vivere così, ma ci sono i senza tetto palermitani che hanno dovuto lasciare la casa perché impossibilità di pagare l'affitto e che vivono in roulotte, nelle macchine e così via. Però è una bella soddisfazione perché noi andiamo in giro e ci andiamo in giro sempre con le nostre forze, non chiedendo niente a nessuno. Noi prepariamo i cibi, le nostre mogli preparano la pasta, il secondo, la frutta, le bibite, il latte caldo, eccetera. Ci mettiamo nelle macchine e giriamo. Abbiamo un nostro percorso, ormai siamo diventati amici di alcuni di questi clochard e ogni mercoledì portiamo questi cibi caldi, credendo di fare cosa gradita. Credo che facciamo cosa gradita perché dal modo in cui ci ringraziano significa che, insomma, qualche cosa rimane in loro anche di questo senso di umanità che è tipica del rotariato, non soltanto del rotariato, ma che noi sentiamo profondamente e che vogliamo esplicitare ai nostri fratelli meno fortunati. Lasci dire questo gesto comunque encomiabile, perché Sì, date una mano a chi realmente ha bisogno concretamente. anche perché abbiamo visto anche che ci sono organizzazioni che magari
sono aiutate dagli enti pubblici e poi magari questo servizio lo svolgono, o non lo svolgono, lo svolgono male. Noi lo facciamo tutto a nostre spese e lo facciamo puntualissimamente ogni mercoledì. Poi ogni mercoledì esce pure un furgone della ex UPS, che è un distributore di merci nel mondo, che ci ha consentito di prendere uno di questi furgoni che era un po' vecchiotto e che doveva essere cambiato. Lo abbiamo trasformato in un furgone docce. Abbiamo creato due docce, uno per i maschi e uno per le femmine, e abbiamo i nostri contenitori d'acqua e portiamo anche il nostro cambio di indumenti e assicuriamo ogni mercoledì 8-10 docce. E quindi questa è un'altra cosa molto importante, perché uno dei problemi di questi senza tetto è non soltanto che non hanno di che mangiare, ma soprattutto non hanno di che dormire e di che lavarsi. Certo. Quindi questa è un'altra cosa di cui andiamo fieri. Bene, invece il suo cognome è noto nei libri scolastici. Comunque lei è anche uno scrittore, no? Sì. Che ci racconti? Sì, io proprio l'anno scorso ho festeggiato insieme con il mio amico il professore Sorci, ho festeggiato 40 anni di editoria scolastica. Noi abbiamo cominciato che eravamo ragazzini, 27-28 anni, e abbiamo cominciato con un libro di latino, che noi nasciamo come alunni del professore Giusto Mongo. Siamo laureati con lui, abbiamo scritto i primi libri con lui, cioè. E abbiamo fatto una lunga carriera in questo senso, che ancora è in corso, che sto lavorando su un nuovo progetto di grammatica latina, e devo dire che i risultati sono stati sempre molto buoni. Abbiamo lavorato con la Palumbo, che è la nostra casa editrice di maggiore riferimento, ma abbiamo lavorato con la scuola, abbiamo lavorato con la Lemonnier, e con la Lemonnier mi piace ricordarlo, abbiamo scritto una grammatica italiana per la scuola media che ha venduto 1 milione di copie, 100.000 copie l'anno, che sono un'enormità anche per la scuola media. Il libro è durato più di 10 anni e quindi abbiamo venduto più di 1 milione di copie. Infatti quando sono andato in pensione il notista di Repubblica mi ha fatto un articolo dicendo: vai in pensione l'autore che ha venduto 1 milione. Tra l'altro molto bello, perché è una casa editrice toscana, la Lemonnier allora era toscana, ora è stata assorbita dalla Mondadori, che dava a due professori del profondo sud l'incarico di scrivere una grammatica di lingua italiana. Sapete che i toscani vanno fieri di dire che loro sono gli unici depositari della lingua italiana. È stata una soddisfazione particolare. Poi, avendo venduto tanto, la soddisfazione è cresciuta ulteriormente. Bene, invece le è stato recentemente proposto di svolgere corsi di latino basilari presso una scuola elementare palermitana. Ci parli di quest'ultima proposta, sì, che ha ricevuto? Sì, la proposta è venuta fuori da proprio alla Garzilli alcuni giorni fa. Cioè, di fronte a una situazione in cui la classe politica, la società cosiddetta civile, tende a distruggere lo studio del latino, perché è da anni che si propone questa cosa. Cioè eliminare lo studio del latino dalle scuole, e questo è già iniziato col fatto che in molti settori del liceo scientifico si studiano le materie del liceo scientifico senza latino. E poi si circola anche la voce che vorrebbero abolire il liceo classico, che resta il fiore all'occhiello della nostra scuola, piaccia o non piaccia a Renzi o chi per lui, insomma, perché non è solo Renzi che la pensa così, ma dico Gelmini e compagnia, dico, hanno giocato tutti a distruggere gli studi classici nel nostro paese, che piaccia o non piaccia sono estremamente formativi e che servono anche per la lingua italiana, per le lingue straniere, per avere una coscienza di sé, perché noi siamo purtroppo immersi, non solo i ragazzini ma anche noi adulti, siamo immersi in un eterno presente in cui non si capisce bene cosa sia avvenuto prima e quindi che cosa potrà succedere dopo. Perché in effetti, se io non so da dove provengo, non capisco me stesso e non sono nemmeno in grado di progettare il futuro. Ora, è venuta fuori dalla dirigente scolastica di questa scuola elementare l'idea di dare ai ragazzini un'idea di base di che cosa sono gli studi di latino, studi linguistici, ma anche studi della civiltà di Roma antica. Perché se noi viviamo in un certo modo,
anziché in un altro. Se siamo, se noi mangiamo in un certo modo, se ci vestiamo in un certo modo, se costruiamo le case in un certo modo, lo dobbiamo anche, non soprattutto per carità, ma lo dobbiamo anche ai nostri progenitori che sono i Romani. Poi naturalmente ci sono state altre mediazioni, sono arrivati tanti popoli, ci hanno aiutato, ci hanno distrutto molte volte. Però la base è quella, quindi un'idea, ovviamente sarebbe un latino raccontato come si racconta ai bambini una storiella, una favola, insomma, ma sicuramente darebbe loro una coscienza di quello che è stato il nostro passato, che purtroppo noi stiamo dimenticando o abbiamo già dimenticato che cosa è stato il nostro passato. E non mi riferisco qui soltanto al mondo antico, mi riferisco anche al mondo moderno. L'altro giorno sentivo, un anno fa circa, sentivo un'intervista a caldo fatta davanti a Montecitorio ad alcuni novelli deputati, ai quali è stato chiesto: ma quando è nata l'Unità d'Italia? Qualcuno ha detto nel Rinascimento, qualcuno ha detto nel Cinquecento, qualcuno ha detto nel Medioevo. Cioè siamo sul piano di un'ignoranza crassa, diffusa, che è veramente gravissima in persone che tra l'altro rappresentano il popolo italiano. Allora, dunque invece ci racconti di altre esperienze lavorative non in ambito palermitano ma anche siciliano che le hanno consentito di agire attivamente all'interno della nostra società. Sì, potrei fare un elenco di incontri, dibattiti, conferenze, eccetera, ma mi piace ricordare invece un'esperienza che io reputo un po' stravagante rispetto ai miei interessi che sono di tipo storico-letterario e soprattutto nel campo del latino. Cioè, mi piace ricordare il fatto che io sono un grandissimo tifoso del Palermo. Io vado allo stadio nel 1952, quando a 4 anni lo zio di mio padre mi portò con sé e mi sedetti nella panchina dei Medici, quindi in campo. Quindi ho fatto un'esperienza subito, un battesimo immediato in quegli anni. Ebbene, nel passaggio tra Sensi e Zamparini, quando il Palermo sembrò poter appunto assumere un ruolo diverso e una dignità diversa nel panorama calcistico nazionale, insieme con Francesco Andolino, un mio carissimo amico, abbiamo progettato un annuario del Palermo. Abbiamo voluto cioè fare un po' la storia di quello che era successo, ma anche proiettarci in una dimensione che in quegli anni, poi in particolare quando si preannunciava splendida, si parlava di un Palermo che dovesse, non dico vincere lo scudetto, ma insomma giocarsela anche con le grandi, essere tra le prime 6-7 squadre nazionali. Poi le cose sappiamo che negli ultimi anni non sono andate proprio così. E comunque per 6-7 anni abbiamo pubblicato questo libro, che è stato anche ben, come dire, diffuso nelle edicole, nelle librerie, eccetera. E ci piace ricordare il fatto che abbiamo cercato di dare voce anche a quei tifosi dei quartieri popolari di Palermo, per i quali il Palermo è sangue, lacrime, ma che non avevano mai avuto la possibilità di parlare. Ma erano collezionisti di maglie rosanero, erano collezionisti di biglietti rarissimi di Palermo negli anni 50 e 60. Ebbene, con quei, per esempio alla Vucciria, al Capo, a Ballarone, abbiamo trovato un sacco di questi tifosi, ma veramente sanguigni e genuini. Ebbene, loro abbiamo fatto interviste, li abbiamo fatti parlare, li abbiamo messi nell'annuario. Insomma, ci piace dire che in quel momento abbiamo contribuito a dare una, come dire, un'immagine di una città che si risvegliava da quel torpore della serie C, della serie C2, della radiazione, per proiettarsi in una dimensione che doveva essere una dimensione di grandi soddisfazioni. Per carità, siamo sempre in Serie A, ce la giochiamo con qualche difficoltà, vedi la partita di ieri, però in quegli anni ecco, le prospettive erano diverse. Zamparini investiva di più sul Palermo, c'erano giocatori di livello straordinario, penso a Toni, penso a Corini, penso a Grosso, a Zauri, eccetera, fino ad arrivare a Miccoli. E poi invece le cose sono un po' fermate e quindi anche noi, peraltro per la crisi economica che ha attanagliato il commercio palermitano, quei piccoli sponsor che avevamo li abbiamo persi per strada e quindi questa iniziativa purtroppo si è interrotta. Ho capito, comunque la ringraziamo per averci dato la possibilità di intervistarla. E se è d'accordo può dare un saluto, lasciare un saluto, una dedica agli ascoltatori, ma ai lettori principalmente del blog Raccontami di Te. Cioè, ma io dico sempre, sono ovviamente persone
soprattutto palermitane, penso che vengono le gomme siciliane. Non solo, non anche, so. Anche non siciliane. No, io da palermitano vorrei dire questo, che, perché l'ho sempre pensato questo. Ho svolto la mia attività di insegnante, la mia attività di tifoso del Palermo, la mia attività di presidente della LED, con l'obiettivo di dire ai palermitani di svegliarsi. Ecco, Palermo è una città purtroppo sonnolenta, una città che non ha memoria, soprattutto. E allora io dico sempre questo, cerchiamo di prendere coscienza di quelli che siamo stati e di quelli che siamo e di non lasciarci governare in senso lato, passivamente. Siamo soggetti, ecco, l'invito è quello di essere soggetti di una società che deve cambiare e deve evolversi. Palermo invece perde pezzi, purtroppo, e perde pezzi soprattutto come energie giovanili. Leggevo l'altro giorno che 150.000, mi pare, palermitani negli ultimi anni hanno lasciato la città. Cioè Palermo è una città che, come i paesi di un tempo, no, che si andavano passottigliando, Palermo è una città che sta perdendo pezzi, e purtroppo sta perdendo anche i pezzi migliori, perché purtroppo non se ne va la persona magari come me, che ormai ha fatto la sua vita e si ritira in campagna. No, se ne vanno ragazzi che avrebbero delle prospettive di lavoro, avrebbero il diritto di avere queste prospettive di lavoro. Queste prospettive a Palermo sono negate, come sono negate in tutta la Sicilia, e allora li trovi a Trafalgar Square, li trovi in giro per il mondo. Io vado a Londra 3 volte l'anno, ho mio figlio che lavora lì, ingegnere, lavora lì. Ebbene, andare a Londra significa più delle volte parlare in siciliano, perché i negozi, la gente per strada, io la sento parlare in italiano, poi scopro che sono siciliani, e questo, credetemi, è veramente penoso, perché sono energie che per il futuro ci mancheranno. Cioè noi non avvertiamo la crisi oggi, o meglio l'avvertiamo, ma la tragicità della crisi si avrà negli anni successivi. C'è tutta una generazione che è stata tagliata dalla città, e quindi poi ci troveremo con i vecchi soltanto come me, che ancora resistono, e qualche giovane che riesce a sbarcare in un anno. Ma questo è gravissimo per una società che deve cambiare. Ecco, questo è l'invito che faccio. Cercate di svegliarvi e di richiedere i propri diritti, reclamarli con forza, perché adesso invece non vedo questa forza. I giovani hanno sempre avuto la forza di chiedere delle cose. Oggi nei giovani c'è un po' di acquiescenza, c'è molto pessimismo, d'altra parte la realtà che hanno attorno è una realtà che è deprimente, da qualunque parte la veda è deprimente. E quindi si lasciano andare, e quindi o non fanno nulla oppure preferiscono prendere la via di Londra, di Parigi o di altre città, perdendo naturalmente, lasciando invece un vuoto enorme nella nostra città. Va bene, grazie mille per questa intervista.